Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui grazie a Magic Corner per aprire un box di La Corte del Re. Ovviamente vi ricordo che se volete acquistare questo prodotto lo trovate sul loro sito, credo in offerta ancora. Nel caso avete il mio codice sconto cappello10 per avere un 10% di sconto sia su quello, se non è in offerta, che su qualsiasi altro prodotto che non è in offerta e anche sulle carte singole. Detto questo, io adesso andrei subito a spacchettare, perché tanto ne abbiamo già parlato di questo set, a me piace, sia per quanto riguarda le carte da collezione che le carte effettivamente che si possono giocare, senza contare poi i nuovi supporti per ovviamente il mazzo del Cavaliere del Re, della Regina e del Jack. E adesso tentiamo di aprirlo. Mamma mia, li fanno sempre più resistenti, cazzo. Fanno sta plastichetta sempre più resistente. Dai, uccidiamo i delfini. Allora, ragazzi, gli obiettivi per questo set sono vari, partendo ovviamente dalle collector, che sono abbastanza belle, soprattutto quel coniglio da soccorso, ma anche... Aspettate che, porca miseria, non si apre. Ma anche le divinità che sono state reprintate in una rarità molto particolare, dove lo sfondo è foil, ma il mostro è normale. Ma detto questo, io ovviamente andrei subito a spacchettare. Allora, abbiamo la spia, custode di tombe, cavaliere del Jack, idolo, ZW, drago maestoso, trasferimento pendulum e la prima super, drago gemello frammento. Ovviamente abbiamo tutte le carte del pacchetto rare e una super, ovviamente. Quindi, prima super per dire. Allora, abbiamo Xiao Long, extra joker arcano, cavaliere del Jack, di cui penso ne troveremo una a pacchetto. Carte infinite, carta giocata da il Re Hunter che giocava Slifer, da cui lo prende Yugi. Rinforzi dell'esercito, da inaspettato e induzione magnetica. Carta che nel vecchio unboxing non avevamo trovato. Allora, fusione rabdomantica, spia custode di tombe, extra joker arcano, il Baxia, il 50esimo, cavaliere della regina, ZW e principessa rosa. Allora, altro pacchettino. Ok, abbiamo castello nuvola, sì, il nome non si vedeva bene, fusione rabdomantica, giara della dualità, ottima ristampa, come anche del castello nuvola, cavaliere del Jack, cavaliere della regina, utopia e ipergalattico, supporto per il mazzo galattico ovviamente. Allora, dai, uscitemi sta collector oggi, così vado al lavoro contento. Il malvagio annientatore, fusione rabdomantica, il guerriero sopravvissuto, pendulum xyz, ZW, il malvagio terrorizzatore e chiostro rosa bianca, altro supporto per il mazzo rosa nera, visto che ultimamente gliene hanno fatti pochi, Da lì ne sono uscite una caterba in mezzo. ZW, armi leone, Zoglia, legame eterno, legame dei compagni, cavaliere del re, ZW e evocazione tuono veloce. Molto carina come carta per quanto riguarda il mazzo delle divinità, perché può serciare sia la sfera di Ra, se non sbaglio, sia lo Slifer. Allora, poi abbiamo desideri convergenti, fusione rabdomantica, legami dei compagni, numero F0, buonissima come carta, sia lui che il supporto nuovo, che è numero F0 draco utopico tipo, che ovviamente l'abbiamo già sbustato. Poi carte infinite, cavaliere del re e Chao Feng, super. Questo nell'ultimo unboxing non c'era uscito. Ah, mamma mia. Giara della dualità. Xiao Long, ZW, numero C39, Castello Nuvola, Ptolemy M7 e Ragazza Cristallo. La decima. Diciamo che come comuni ne hanno messe poche in questo set, perché se non sbaglio ci stanno 37, vabbè, rare, 15 super, e 10 ultra e 15 carte che possono essere collector. Quindi praticamente
nell'arco di tutto l'unboxing le comuni del super si ripeteranno in continuazione. Allora, coniglio da soccorso, numero F0, Baxia, ZW, desideri convergenti, ZW e ipercannone XYZ, per non sbagliarci con gli XYZ. Allora, siamo, credo, ormai a metà unboxing, o quasi, e non è uscito ancora un Ultra, né la Collector ovviamente, né la Divinità in quella rarità strana. Allora, Pendulum XYZ, il malvagio terrorizzatore, il malvagio avatar, Ptolemy M7, numero 39, idolo, ecco la prima Ultra, l'abbiamo chiamato, Morpho Restigigel, mai vista come carta. Molto carino come artwork, ma non credo serva a qualcosa. Poi mi correggerete, ovviamente dopo mi andrò a leggere tutti gli effetti. Però sai, sti Tanner a buffo ogni tanto possono diventare stroppi. Si è visto che ogni tanto la Konami ne fa fuori qualcuno. Ovviamente poi se c'è l'effetto del merda e mi sbaglio. Adesso ve lo lascio in sovraimpressione, così nel caso voi ve lo leggete subito. Poi me lo leggerò io dopo. Cavaliere Joker Arcano, Legame Eterno, Pendulum XYZ, Drago Maestoso, Arsenale Zemmaio, che mi sembra non fosse ancora uscito oggi, numero C39 e Matta del Joker. Supporto per i cavalieri. Dai dai, speriamo che questo unbox fallato in positivo, nel senso che ci sia qualche ultra in più, rispetto alle solite. ZW, Zemmaio, Cavaliere del Re, Cavaliere del Jack, da inaspettato, Legami e Drago Gemello Frammento. Pensavo fosse Cho Sang. Allora, next. Allora. Cavaliere Joker Arcano. Questo usciva da Antica Profezia, se non mi sbaglio. Poi il malvagio terrorizzatore, rinforzi dell'esercito, carte infinite, Voida il profeta, cavaliere della regina e Doles Tindango, Tindangolo. Nome un po' de merda, se non c'è una lore dietro. Next, allora. Abbiamo altra carta searchabile di quel coso di prima. Il malvagio avatar, che ovviamente c'ha punto interrogativo come attacco, desideri convergenti, ZW, pendulum, trasferimento pendulum, il joker, il cavaliere sopravvissuto e ipercannone XYZ. Allora, sti pacchetti stanno finendo, inizia a essere un problema. Ragazzi, comunque, voi avete acquistato questa espansione? Avete sbustato qualcosa di buono rispetto ovviamente a me adesso? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. E nel caso sempre Magic Corner, che trovate il link qua sotto in descrizione. Il guerriero sopravvissuto, rivalità, che è la prima di oggi, Ptolemy M7, Extra Joker Arcano, Cavaliere Joker Arcano, Zolga e Induzione Magnetica. Sta cavolo, The Collector si fa desiderare sempre di più. Che comunque non ne ho ancora sbustata una, quindi effettivamente non so com'è la rarità. Vabbè, effettivamente non ho sbustato neanche la prismatica mai. Però io ci confido che un giorno, prima o poi, tra la miriade di box che apro, potrà uscire e farmi fare un plus enorme. Che comunque anche negli ultimi box non mi è andata male, Su Leov abbiamo fatto un bello stonks, tranne il box fallato. Su Ghost from the Past, uno molto grosso, l'abbiamo fatto, quindi diciamo che ultimamente non mi è andato malissimo. F0, idolo, Zolga, rivalità e ipergalattico. Per adesso siamo a mono ultra. Uscitemi sta ultra. E che cavolo. Bene, rivalità. E abbiamo il playset. Spia, Cavaliere del Jack, Idolo, ZW, Drago Tuono Maestoso e fusione di figure. Questa sì, forse ne ho una. Però ok, mi stanno uscendo tutti i supporti del Cavaliere del Re, della Regina del Jack. Super, va benissimo. Però a me mi mancano gli ultra.
cioè se mi devi da qualche ultra dammi quello, perché il mazzo l'ho testato online e è figo, c'ha delle bellissime giocate e quindi mi gusterebbe provarlo in real. Cavaliere della regina, giara della dualità, cavaliere del re, coniglio da soccorso, legame eterno e tindangolo di nuovo. Oh mio Dio. Dai, sono pure pacchetti in prima edizione. Sai che belle le collector prima edizione. Dai, dai. Allora, trasferimento, pendulum. Poi, fusione rabdomantica, spia, joker, baxia, cavaliere della regina. Oh, oh, e qua si gode. No. Ci cascasse mai che poteva essere collector. Oh, mamma mia. Questo è quel genere di cosa che ti svolta la giornata. Diciamo, avevo fatto una previsione che in questo box mi usciva lui, l'utopia e la collector, se proprio volevo fare il plus enorme. Per adesso una delle tre l'abbiamo trovata, che non è male, soprattutto perché mi serviva da giocare di side in via. Allora, cioè di side generico adesso. Vedo se giocarlo in via. Il malvagio annientatore, ZW, arsenale, Zemmaio, spia, avatar, baxia. Ragazzi, se adesso esce la collector, posso aver fatto schifo, eh? Perché per adesso... Allora, abbiamo trovato le carte più rare di questo set, escluse le divinità e le collector. Allora, abbiamo tre pacchetti. Diciamo che un box normale ha già tirato fuori tutto. Non so se la collector viene considerata come un ultra, però non lo so. Vediamo. Valutiamo. Iniziamo con questo. Questo è un bel box. Magic Corner mi rende sempre molto più che felice. Idolo, cavaliere del Jack, cavaliere della regina, legame eterno. Ragazzi, sto morendo, eh. Legame eterno, numero 39, il malvagio annientatore e la corte del re. Comunque, ragazzi, in quel pacchetto, io ho visto l'ultimo, ho visto, mi sembrava Xyz, ma proprio di sfuggita l'avevo visto. E boh, ho detto, vabbè, forse mi sono sbagliato, qua l'Xyz ci può mai essere decente. E ce n'era uno. Bene, 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 bene. Il malvagio terrorizzatore, ZW, castello nuvola, Ptolemy M7, fusione rabdomantica, giara e evocazione tuono veloce. Andiamo con l'ultimo. Ovviamente non credo ci possa dare altro questo box, perché diciamo che il suo l'ha fatto. Sarebbe stato bello una divinità, però vabbè, non mi posso assolutamente lamentare. Abbiamo castello nuvola, trasferimento pendulum, rinforzi dell'esercito, numero 39 utopia, Xiaolong, legame e la matta del Joker. Me l'ero spoilerata, ho visto una trappola. Vabbè, però sinceramente raga, sti cazzi, cioè andiamo a ricercarle, perché abbiamo fatto il plus della vita. Sia fulmine che numero F0, diciamo, ne posso ritenere più che soddisfatto. E va bene, ragazzi. Penso che il nostro lo abbiamo fatto, e anche di che tinta. Perché fulmine, drago, io sono più che contento, perché F0 stava a 40, però in prevendita. Fulmine più o meno uguale. E quindi stocks. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social, il sito di Magic Corner, il video di Vergence, dipende quanto scurerà. Se trova la divinità, mi tocca metterglielo qua sotto in descrizione. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!